Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Step by Step. Oggi iniziamo una nuovissima rubrica, qualcosa di completamente nuovo che non avete mai visto su questo canale quantomeno. Iniziamo a parlarvi delle interviste, ovvero apriamo un format dedicato a quelle che sono delle domande che noi ci sentiamo di fare oppure che pensiamo possano essere interessanti per voi a professori, ricercatori e studenti sia della nostra università che poi vedremo anche in futuro se farlo con altre università. Quindi niente, speriamo che vi piaccia ovviamente questo format e direi di iniziare subito con le domande. Buongiorno professoressa, buongiorno. Oggi lei è la prima invitata del nostro canale a parlare e le rivolgeremo alcune brevi domande. Innanzitutto si presenti, chi è lei, dove siamo, cosa stiamo facendo? Va bene, io sono Silvia Penati, sono professore ordinario di fisica teorica all'Università di Milano Bicocca. La mia carriera è stata appunto quello di fisico, sono un fisico, fisico teorico, carriera nella ricerca, carriera ovviamente accademica che comporta quindi anche una carriera nell'insegnamento. Può raccontarci il suo percorso di studi? Sì, io ho studiato fisica a Milano, nell'altra università, poi ho fatto il dottorato sempre a Milano, sono poi andata all'estero con una serie di borse di studio, ho passato un po' di anni all'estero, sono riuscita a rientrare in Italia con un posto di ricercatore a Milano nell'altra università, perché allora era, rispetto a oggi, un pochino più facile il percorso accademico in Italia. Nel 2000, quando è nato il Dipartimento di Fisica qua in Bicocca, mi sono trasferita e da allora poi ho proseguito la mia carriera qui, quindi sono diventata professore associato e poi successivamente ordinario. Perché ha deciso di dedicarsi alla fisica? Come è scattata la scintilla? Forse nel mio caso non parlerei tanto di scintilla, ma quasi di vocazione innata, perché devo dire che fin da piccola io ho manifestato una forte propensione per la matematica e per le discipline scientifiche, propensione che poi ho chiaramente coltivato nel tempo, quindi quando si è trattato di scegliere la scuola superiore ho chiaramente scelto il liceo scientifico. Quando mi sono trovata a dover decidere sul corso di laurea avevo pochi dubbi, il dubbio era tra, veramente il dubbio fino all'ultimo secondo è stato tra matematica e fisica, fino davvero al momento in cui mi sono trovata allo sportello per iscrivermi, perché ho deciso alla fine fisica e sono felice di questa scelta, perché ho pensato che comunque all'interno della fisica avrei potuto coltivare anche l'interesse per la matematica, non peraltro ho fatto appunto la fisica teorica, mentre forse fare matematica non avrebbe tagliato via tutta una parte che invece appunto la matematica utilizzata come strumento per conoscere la natura che si trova solo in fisica. Di che cosa si occupa la sua ricerca? Beh, diciamo che l'etichetta è fisica teorica delle alte energie, o se volete teoria delle stringhe, teoria di campo supersimmetrica. In poche parole questo significa occuparsi degli sviluppi teorici, quindi in particolare della teoria che descrive le particelle elementari come costituenti del nostro universo e le interazioni fondamentali a cui sono soggette. Secondo lei è possibile spiegare i risultati o comunque la sua ricerca ad un pubblico che non è di addetti ai lavori ma di persone che vengono dall'esterno, quindi che di fisica, tra virgolette, non capiscono il linguaggio tecnico? Sì, decisamente direi di sì, anzi io ritengo che più un fisico è un bravo fisico, più bravo è nel divulgare. Più in grado a semplificare le cose anche chi non è. Che cosa le piace di più della sua professione? Beh, direi il fatto che dà la possibilità di utilizzare la propria fantasia, la propria creatività, le proprie potenzialità intellettuali. Noi tutti i giorni veniamo in qualche modo messi alla prova, tutti i giorni abbiamo un problema difficile da affrontare, da risolvere. È un lavoro così creativo, così bello, così diverso giorno per giorno che chiaramente la passione continua a rimanere accesa. Ovviamente parlando delle cose che le piacciono di più, mi dica che cosa invece le piace di meno. Dunque, diciamo che il nostro settore, tutto il settore della ricerca, è un settore dove la competitività è estremamente elevata ed è giusto che sia così, perché facciamo progressi scientifici, facciamo progressi intellettuali solo grazie alla competitività. Quando la competitività diventa competizione distorta soprattutto dal fatto che spesso i metodi di valutazione meritocratica sono basati su forti pregiudizi, poco motivati, poco giustificati da dati oggettivi, in questo caso direi che ci troviamo di fronte a qualcosa che a me non piace. Lei è un professore universitario, come ci ha già detto, ma quanto deve studiare esattamente un professore universitario ogni giorno? Praticamente tutto il giorno. Perché si studia nel momento in cui si fa ricerca e si studia anche nel momento in cui si preparano le lezioni. È uno studio full time. Assolutamente full time, sabato e domenica compresa. Perfetto.
Lei è stata da entrambe le parti della barricata, quindi è stata sia una studentessa che anche ovviamente un professore universitario come adesso. Che cosa preferisce di più tra le due cose? Questa è una domanda che spesso mi pongo. Quando ero studente, spesso guardando il mio professore, soprattutto durante le verifiche, ero lì che sudavo, il professore era lì che se la godeva, dicevo quanto vorrei essere al tuo posto. Oggi, esatto, oggi sono al suo posto, devo dire che ci sto bene. Però quando guardo i ragazzi dico, vabbè, però io non sono più giovane come voi, quindi diciamo che c'è il bello da entrambi i lati. Com'è il mondo della fisica all'estero? La mia esperienza all'estero è stata negli Stati Uniti e devo dire che il modo in cui si fa ricerca negli Stati Uniti è purtroppo decisamente meglio. Come impostazione mentale delle persone, dei collaboratori, il modo di collaborare, il modo di competere, mi sono trovata in una situazione in cui gli stimoli intellettuali erano molto molto più intensi, ma comunque più positivi di qua. Penso sia peggiorato, penso che il trend sia in peggioramento anche negli Stati Uniti, perché questi, per esempio, questi criteri di valutazioni un po' distorti cominciano ad avere dimensione mondiale, però credo che comunque in Italia siamo indietro rispetto ad altri paesi. Ci racconti la cosa più assurda che le è capitata a lezione? Allora, ero un giovane ricercatore, eravamo ancora nell'altra università, quindi facevo le esercitazioni di meccanica quantistica. Okay. Stavo facendo un esercizio alla lavagna e vedevo che c'era uno studente seduto nei banchi con atteggiamento molto provocatorio, non so come dire, severo, proprio giudicante. Ogni cosa che dicevo aveva reazioni di quasi insofferenza. A un certo punto ho semplicemente commutato due derivate. Questo si è alzato in piedi e mi ha detto: lei non si può permettere di commutare questi due operatori. Ha preso la sua roba, se n'è andato, sbattendo la porta dell'aula, e non è mai più tornato. A posteriori, perché iscriversi a fisica? Studiare fisica, studiare matematica, studiare scienza in generale, secondo me, è una sfida intellettuale così bella che non può che dare delle grandi soddisfazioni. Immagini di avere una platea di neodiplomati di quest'anno, qual è il suo consiglio a loro? Beh, il consiglio che mi sentirei di dare è chiaramente, se si ha intenzione di fare università, insomma, non recedere, quindi cercare di essere di essere determinati, e soprattutto, questo è un consiglio che io ho utilizzato su me stessa e mi sento di venderlo agli altri, non ascoltare nessuno. Se avete una passione per qualcosa, fate quella cosa, perché discorsi del tipo poi non farai carriera, poi non troverai lavoro, non sono veri. Può succedere che magari studiando fisica poi troverò sbocco nel mondo del lavoro in un altro settore, ma la preparazione che avrò acquisito a livello universitario coltivando la mia passione comunque mi servirà. Quali sono gli ostacoli, per concludere, che una donna deve affrontare nel suo percorso di carriera, quindi di ricerca e poi di posizione ovviamente di professoressa? Allora, devo dire che come in tutte le professioni purtroppo c'è un problema di genere. Il problema di genere in fisica è abbastanza evidente e in fisica teorica è ancora più evidente, se si pensa che a livello mondiale, se volete parliamo anche solo di livello europeo, non ci siamo contate. In fisica teorica noi siamo altamente al di sotto del 10% dell'intera comunità. Quindi è chiaro che esiste un problema di genere, questo problema è ben noto alla dirigenza europea, alla dirigenza mondiale, ci sono fior di studi su questo problema. Da un punto di vista personale, chiaro, ho avuto parecchie difficoltà e posso capire perché la percentuale di donne nella fisica, soprattutto nella fisica teorica, sia così bassa. Si parte da un problema educativo, culturale, che si manifesta già quando noi siamo bambine. All'interno della famiglia. All'interno della famiglia, all'interno della scuola, perché i modelli sociali che ci vengono proposti ovviamente non contemplano il modello della donna scienziato. Si incontrano poi difficoltà successive, perché ci si sente dire: ah, fai fisica, ah, ma è un corso di laurea da uomini, come mai studiare una cosa da uomini? Affermazioni di questo tipo. A livello professionale ci sono difficoltà oggettive dovute anche a quelli che chiamavo prima pregiudizi non motivati, per cui è noto, non lo dico io, ci sono statistiche ben note, è noto che è più difficile per una donna riuscire a entrare nel mondo dell'accademia, e una volta entrata la carriera della donna è spesso molto più lenta o addirittura monca.
Perfetto, allora vuole dire qualcosa in totale libertà invece adesso, appunto un appello, qualunque cosa sì, si sente di continuando dire. Sul discorso del problema di genere, appunto vorrei fare un appello alle ragazze che mi stanno ascoltando. È una sfida, è chiaramente una sfida, ma raccogliamo questa sfida, se abbiamo amore per la matematica, se abbiamo amore per la fisica, raccogliamola perché persone come me, come tante altre mie colleghe, sono la dimostrazione vivente che ce la si può fare, e raccogliamo la sfida perché la fisica, la scienza ha bisogno anche delle donne, e le donne ovviamente hanno bisogno di poter coltivare i propri interessi in totale libertà. In bocca al lupo a tutti!